uso per la pedanteria, ma siccome appunto il tema di questa inchiesta è la vicenda della chiusura del programma di satira intitolato Riot, appunto perché comunque è un caso eclatante, un programma che viene interrotto dopo la prima puntata, ancora in onda, è una cosa Vuol dire che è di che una violenza vuol dire che notevole. funzionava. Tra l'altro l'ascolto era molto Vuol dire che alto. funzionava, Sì. prima di tutto. Sì. Questo è il sistema più pratico di censura che io conosco. È il modo di discutere. Dice, è bello discutere quando siamo in due e l'altro mi dà ragione. Questo è quello che vorrebbe certa gente. Però c'è stato come un passo avanti nella sfacciataggine della Ma questione della andando censura. avanti, è così, è così. Attorno al potere ci sono quelli che ballano. L'hanno sempre fatto, lo facevano quando c'era il Duce, lo facevano con tutti quelli che comandavano, con tutti quelli che danno il senso del potere, che ce l'hanno, che possono distribuire favori. Io non ho più sentito nessuno della RAI. Neanche io per quello. Ma non No, è, no, per carità, non non è un gran giocavo alla vuoto RAI. nella vita, non è mica un vuoto nella vita per cui uno ci soffre e ci patisce, no. Almeno questo tipo di sofferenza. Esempio, nel nostro caso, la stampa ci ha attaccato praticamente all'unanimità, escluso il Sole 24 Ore e il Manifesto, insomma, l'unità. Sostenendo che non si trattava di satira, ma era un programma di informazione e che quindi era giusto E censurarlo. cosa vuol dire? Che la stampa in qualche modo è complice, secondo me, della censura, nel senso che fornisce ai censori un argomento. Ma questa non è una spiegazione, questo è un discorso di qualcuno che era andato all'osteria e aveva bevuto troppo, gli fa male il vino. Che discorso vuol dire? Mi può piacere o non mi piace? Un programma mi piace o non mi piace? E chi è che stabilisce? Ma che modo è? Discuto solo con quelli che mi danno ragione, ma è contro ogni principio.